idee nascono o casualmente, come le erbacce dei campi, o cercandoli, come i fiori coltivati. Questa idea della bellezza delle lettere mi è venuta fuori guardando un elemento con cui abbiamo a che fare quotidianamente nel nostro lavoro di comunicatori, di pubblicitari, di art director, e scoprendo che in effetti ogni singola lettera ha una sua storia da raccontare. Ho recentemente lavorato per Shanghai, per il Salone del Mobile, e ho studiato la calligrafia orientale. E la calligrafia orientale è descrittiva, ogni segno racconta una storia. La nostra è molto più funzionale e pensavo l'Oriente è il luogo della contemplazione e l'Occidente dell'azione. Dunque l'Oriente si sofferma nella bellezza, noi invece siamo occupati nel fare, no? Nel procurare sempre nuove cose, nuovi oggetti, nuovi prodotti. Per cui ho pensato, perché non proviamo a mettere dell'Oriente nell'Occidente? E quindi ogni singola lettera, tolta dalla logica, tolta dalla grammatica, tolta dalla parola, diventa un'opera d'arte.